Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, sono alla stazione di Maratea aspettando il treno che poi ci porterà a Napoli, quindi tornerò a casa. È finita la mia vacanza. Comunque siamo qui in questo nuovo video per parlare un po' meglio di quello che ieri è stato il nostro sorteggio di Champions League. Voi avete visto la live che abbiamo fatto ieri durante il sorteggio, se non l'avete ancora vista, andatevela a vedere e lasciate un bel like. Comunque ragazzi, è andata benissimo. Ci sono capitati lo Shakhtar Donetsk, il Manchester City e il Feyenoord. C'è sì il Manchester City che è una squadra molto forte, però ci sono Shakhtar Donetsk e Feyenoord, che sono squadre alle quali noi siamo nettamente superiori. Quindi, ragazzi, dobbiamo fare di tutto per passare il girone e per andare agli ottavi di finale di Champions. No, si partirà il 13 settembre in casa dello Shakhtar Donetsk. Lo Shakhtar Donetsk non gioca a Donetsk nella propria città, ma gioca in una città molto lontana da Donetsk perché ci sono stati degli incidenti nello stadio di Donetsk. Però comunque riescono a riempire lo stadio e c'è sempre un ambiente molto caldo lì in Ucraina e quindi non sarà per niente una partita facile, però noi ovviamente siamo superiori e dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. Poi la seconda la giocheremo in casa contro il Feyenoord. Poi la terza fuori casa contro il Manchester City, la quarta in casa contro il Manchester City e poi quinta in casa con lo Shakhtar Donetsk e ultima fuori casa in Olanda contro il Feyenoord. Lo Shakhtar Donetsk, ragazzi, ovviamente la squadra più titolata dell'Ucraina, vince ogni anno quasi sempre il campionato ucraino, mentre il Feyenoord ha vinto l'ultimo campionato olandese che non vinceva da molti anni. Lì a Rotterdam anche un ambiente molto caldo, stadio da 51.000 posti che è sempre molto pieno e quindi sarà davvero un ambiente molto caldo. Speriamo che non succederanno incidenti anche quando verranno a Napoli. Ricordiamo quando ci fu Roma-Feyenoord di Europa League, tutti gli incidenti che provocarono i tifosi venuti dall'Olanda. Poi c'è il Manchester City che ovviamente non ha bisogno di molte presentazioni, è una delle squadre più forti della Premier. L'anno scorso ha fatto il quarto posto, l'allenatore e Guardiola. L'anno scorso ci si aspettava di più dal City, ma è finito soltanto quarto in campionato e ora le prime 2 giornate è a 4 punti con una vittoria ed un pareggio. Comunque, ragazzi, possiamo dire benissimo la nostra in questo girone e comunque dovrebbero succedere cose clamorose se non ci qualificheremo. Possiamo anche giocarcela benissimo con il Manchester City, secondo me, ed è ancora indimenticabile oggi quella doppietta di Cavani al San Paolo contro il Manchester City che ci fece vincere la partita per 2-1. Lì era il primo anno di Champions con Mazzarri che poi lì passammo quel girone eliminando proprio il Manchester City, mentre poi lì fu proprio l'esordio e pareggiammo per 1-1, andammo in vantaggio con Cavani e poi pareggiò il City con Kolarov su punizione. Ma ora ragazzi, diciamo un po' quelli che saranno gli incroci campionato Champions. Allora, ovviamente la prima Shakhtar Donetsk-Napoli ci sarà nella settimana tra Bologna-Napoli e Napoli-Benevento. Poi Napoli-Feyenoord nella settimana tra Spal-Napoli e Napoli-Cagliari. Poi ragazzi, Manchester City-Napoli nella settimana tra
Roma-Napoli e Napoli-Inter. Quindi, ragazzi, big match a distanza di 6 giorni, ma ragazzi, anche l'anno scorso abbiamo avuto situazioni del genere e sono sicuro che riusciremo a gestire al meglio tutti questi impegni importantissimi ravvicinati. Poi c'è Napoli-Manchester City, la quarta giornata tra Chievo-Napoli e Napoli-Sassuolo. Poi la quinta giornata in casa con lo Shakhtar Donetsk tra Napoli-Milan e Udinese-Napoli, e poi Feyenoord-Napoli, ultima giornata tra Napoli-Juventus e Napoli-Fiorentina. Quindi, come vedete, ci sono molte coincidenze con i big match anche in campionato, però ragazzi, noi abbiamo una rosa molto ampia e sono sicuro che riusciremo a gestire al meglio queste situazioni. Poi ragazzi, la Roma ha avuto davvero un girone molto tosto con Chelsea, Atletico Madrid, Chelsea e Karabakh. Davvero sarà molto dura per la Roma qualificarsi, però penso sia certo almeno il passaggio in Europa League, visto che il Karabakh è nettamente inferiore. Poi invece la Juventus con Barcellona, Olympiacos e Sporting Lisbona. Detto questo, ragazzi, ora devo partire. Vi saluto e sempre Forza Napoli!